Grazie, grazie. Beh, Enrico, adesso veniamo a te perché comunque tu hai dato uno spunto, ma adesso lo approfondiamo almeno un minimo. Wow, Visto che davvero. se conoscete i video di Casa Surace, insomma, il personaggio di Ricky lo conoscete come un milanese, ma lui è di Napoli, quindi è praticamente uno dei Joker d'Italia. Ha dovuto fare una catarsi pazzesca per entrare in questo personaggio milanese. Raccontacelo un po' come è stato gli inizi e questa trasformazione. Allora, io riguardando un po' i video, dei propri primi video che facevamo e gli ultimi, confrontandoli, mi sono accorto che ho avuto proprio un cambiamento proprio nella parlantina, cioè nel senso prima mi improvvisavo un po' sul dialetto e mi sono accorto che a volte avevo degli scivoloni verso il romagnolo, come dicevamo prima, quindi in qualche modo io non ho mai veramente studiato, però c'è una parte di me che comunque anche caratterialmente è molto simile al personaggio che poi interpreto, Come nel dicevi senso che prima. comunque sì, nel senso che comunque io di carattere sono anche sicuramente quello là un po' più precisino, quello che magari è il meno mangione, quello che va alle feste e si tiene un po' più in disparte, cioè nel senso secondo me interpretare un personaggio vuol dire anche non per forza fingere di essere qualcuno che non si è, ma trovare dentro di sé delle note del tuo animo e del tuo carattere che possano rispecchiarsi bene col personaggio che devi interpretare. E a me mi è venuto molto semplice, ovviamente cambiando semplicemente la voce, cioè basta parlare un po' più in alto e fare un po' più il precisino, e alla fine è uscito fuori questo personaggio che è un po' goffo, un po' ingenuo, anche se a me piace nella vita pensare che sono una persona furba, però ho anche io i miei momenti di ingenuità e se portarli sullo schermo e semplicemente cambiando voce mi ha reso, diciamo, in coppia quello lì che, sul quale poi ci si può appoggiare per fare le battute e per spiegare quello che è il clima del sud, le tradizioni del sud. Poi ho scoperto anche che mio nonno era a origini del nord, era di Udine, quindi in qualche modo, mi sono sentito rappresentato sempre di più da questo personaggio perché da che ero uno di Napoli che non era mai stato a Milano, sono diventato un milanese per tutta Italia e non è una cosa che mi dispiace. Mi dispiace che la gente pensi che sia veramente ingenuo, ma questo non fa niente perché vuol dire che il personaggio riesce bene. Assolutamente, ma è una domanda prima di passare all'altra domanda. È cambiata quindi la tua vita? La gente ti riconosce per strada? Sì, cioè nel senso adesso senza Sì, senza atteggiarsi, entrare nel diciamo. dettaglio. Però assolutamente, ovviamente, da quando ormai dopo forse un paio d'anni, posso dire, di video sul web, la situazione è cambiata notevolmente, cioè nel senso che anche persone che non ti fermano, però ti accorgi che ti guardano e ti sorridono e dici magari sono sporco, tengo la faccia strana oggi, no, però ti rendi conto che effettivamente sei un volto riconoscibile e questo va a inficiare molto sullo stile di vita che magari prima avevi e che ora non hai più. Cioè, se prima magari il venerdì sera me ne uscivo al centro storico per farmi il giro con gli amici e farmi una serata tranquilla, adesso se so di scendere il Perfetto. venerdì sera per il centro, so che mi devo fare almeno 10, 20, 30 selfie e cioè, comunque in qualche modo Assolutamente, fa assolutamente. piacere, però è chiaro che la tua Vabbè, vita in qualche Ricky, modo ma ora cambia. non si può scendere più al centro Infatti storico. è A perfetta posto. sta cosa. Senti, com'è il giorno di Riccardo sul set? Se, secondo me ti diverti e fai divertire tutti anche. Ma guarda, è anche un po' molto, cioè, ovviamente il lavoro dell'attore è un lavoro che va molto sulla psiche, sulla testa più che sul fisico. Quindi quando capitano quelle giornate che magari stai storto per fatti tuoi, è proprio difficile perché invece sei inserito in un contesto dove tutti sono molto allegri, dove devi fare un video allegro e tu magari c'è un fatto che ti dà fastidio, però devi switchare come si scatta l'azione del regista. Io tutto quello che è il Riccardo che è dentro di sé lo metto da una parte e esce fuori Ricky che fa ridere ed è simpatico. Quando invece stai preso bene è la cosa più bella del mondo perché poi comunque sei spontaneo, escono mille battute, anche troppe, che poi magari non si riesce a girare perché ognuno c'ha da dire una battuta, quindi capì, a No, volte anche perché c'è da dire che rispetto alle prime cose che abbiamo detto riguardo ai testi, noi naturalmente scriviamo degli script lunghi, però in realtà poi sul set tutte le battute che vengono proposte da qualsiasi persona, in primis gli attori che naturalmente stanno improvvisando spesso, alle persone che teniamo attorno, quindi giriamo magari per materiale per settimane, insomma, scene. Alle volte devo dire che giriamo delle scene molto
per molto più tempo soltanto perché ci fa ridere quello che stiamo facendo. Sì, sì, sì. Scene che poi verranno bello tagliate questo, perché devi fare un video di 3 minuti e c'è una scena che ne dura 8. Lei si diverte molto di solito, perché mentre noi siamo completamente immersi in quello che stiamo facendo, lei sta pensando a dei problemi irrisolvibili che ci stiamo causando con queste 2 ore. Sì, di sì, sì. Immagino che anche un tagliato dei momenti da non mettere potrebbe essere divertentissimo. Va bene, grazie ragazzi. Adesso chiedo alla regia se ci può mandare...